Siamo qui per parlarvi di Executive Development Program, un programma che potrei dire nasce insieme ad Eastwood, oppure possiamo anche dire sul quale nasce Eastwood. Parliamo oggi di questo programma perché siamo anche alla vigilia del lancio della 80ª edizione, quindi numeri importanti che segnano anche un po' l'evoluzione di questo piccolo MBA, piccolo nel senso del breve, percorso di alta formazione manageriale per i manager, per i leader che operano nelle aziende. Numero 80, è chiaro che in tanti anni il percorso si è evoluto, ma nell'evolversi ha comunque mantenuto ben vivo e ben presente il proprio DNA, che è quello che oggi cercherò anche di illustrarvi. Intanto cominciano a dire a chi è rivolto questo programma, per chi lo abbiamo pensato. Noi lo abbiamo pensato a chi in azienda ha un ruolo di responsabilità di persone, di business e di risultati. Quindi l'abbiamo pensato per manager di diverse funzioni, di diversi ruoli, di aziende italiane e multinazionali, di aziende grandi, grandissime, ma anche di aziende medio-piccole. Di aziende che quindi rispecchiano anche la struttura e il panorama del sistema produttivo italiano che, come noi sappiamo, è fatto di tante tantissime piccole imprese, di tante tantissime medie imprese e anche di aziende, ovviamente, di imprese grandissime. L'importanza di trovarsi insieme in aula nasce proprio dal fatto che i diversi punti di vista non sono soltanto i punti di vista di diverse funzioni e ruoli che nell'azienda sviluppano una visione integrata e sono chiamati a guidare i destini dell'impresa. Sono diversità che rappresentano la ricchezza di diversi business system e quindi diverse prospettive. Peraltro, in un tempo come quello attuale, dove mai come prima i sistemi di business, i sistemi industriali, i settori industriali stanno assumendo contorni e anche sfumature del tutto inedite, tali per cui abbiamo ad esempio innovazioni che arrivano dalla contaminazione tra mondi completamente diversi, tant'è che si parla di open innovation sempre di più, tant'è anche che abbiamo le filiere produttive che si possono ritrovare e ricomporre in aula. Quindi noi ci rivolgiamo a manager di tutti quanti i sistemi produttivi e di diverse funzioni e ruoli che in azienda operano, purché siano responsabili di persone, di business e di risultati, quindi che abbiano effettivamente una delega manageriale e siano chiamate a svolgere un ruolo appunto direttivo in azienda. Quel che vedete qui è un po' un elenco, ci sono un po' di loghi di varie imprese che hanno mandato i loro manager, sono tantissime come potete ben immaginare, e vedete anche nella nuvoletta un po' vari job title che ritroviamo in azienda. Quindi da direttori generali, amministratori delegati, così come direttori di business unit, responsabili di amministrazioni, responsabili del marketing, delle vendite, responsabili di progetti speciali anche, o anche di stabilimento, di ricerca e sviluppo, tutte le funzioni di ruolo che in azienda noi conosciamo le ritroviamo nelle aree executive. Ecco, infatti ci piace dire questo, che in aula noi abbiamo un'intera azienda, e tante anche sfaccettature e prospettive diverse. Questo lo riteniamo importante, è importante oggi più che mai perché i tempi della contemporaneità, questa contemporaneità che viviamo, ci spinge ad allargare la visione oltre i confini del settore nel quale viviamo, della funzione nel quale operiamo, perché abbiamo bisogno di ispirazioni nuove, ma soprattutto anche della possibilità di innovare processi, prodotti e pratiche manageriali, e questo noi lo abbiamo attraverso lo scambio delle esperienze. Bene, in questa slide vediamo un po' riassunto in forma numerica, in forma grafica, ciò che ho finora detto. Quindi abbiamo, come vedete, circa la metà dei partecipanti vengono dal mondo, diciamo, di chi ha la responsabilità di sviluppare direttamente il business e sistemi di relazione con i clienti e con
stakeholder in ambito allargato, ma abbiamo appunto anche tutte quante le altre funzioni aziendali, le funzioni di operation, di produzione, di logistica, HR, amministrazione, controllo e così via. E i settori delle aziende partecipanti nelle ultime 10 edizioni vedete che sono proprio tutti, quindi le telecomunicazioni come l'editoria, il manifatturiero, i servizi, i trasporti, la meccanica, banca, assicurazione, l'energia, la chimica, il mondo del commercio, del design, dell'arredamento, il farmaceutico. Veramente tutti i sistemi produttivi trovano un spazio in executive, che vuol dire anche la nostra capacità nei contenuti, che adesso fra poco andremo a scorrere, di poter agganciare esempi e casi applicativi che consentano a ciascuno di potersi ritrovare nel programma e quindi di poter anche collegare riflessioni ed esperienze proprie ad input, stimoli e finestre nuove che si aprono nei contenuti e nel contatto con i docenti e con i partecipanti. Non siamo qui per fare una lunga conferenza sul contesto attuale, ci è piaciuto un po' connotarlo con una citazione da Shakespeare, dalla Tempesta, per gli amanti del genere è una delle opere più emblematiche, più magiche di Shakespeare, che noi abbiamo un po' preso emblema anche del cambiamento, di un cambiamento che ci mette a confronto di mondi ignoti, ma alle quali, ecco, come Miranda vogliamo porre degli occhi positivi, malgrado tutto. Quindi un mondo ignoto, mirabile, che dobbiamo anche scoprire perché soltanto aprendo gli occhi alle novità possiamo anche trovare la chiave per andare avanti, per la nostra evoluzione, per la nostra crescita e per l'innovazione di cui abbiamo bisogno proprio oggi che tutto quanto non è soltanto in continuo cambiamento, come da sempre sappiamo, ma è soprattutto in una fase di accelerazione e anche di incertezza notevole che ci chiama ancora più di prima ad essere saldi nella direzione e nella leadership delle persone e del business. Sì, per ispirarci, anche se oggi forse tra poco inizieranno le Olimpiadi di Rio, quindi i più giovani non si ricorderanno che Dick Fosbury nel 68 alle Olimpiadi del Messico ha innovato profondamente il modo con il quale si saltava, perché prima si saltava così, oggi sembra impossibile immaginare questo stile per il salto in alto, ma in effetti così si saltava. Ecco, molte delle innovazioni dirompenti arrivano e alle volte dimentichiamo anche come ci arrivano, perché diventano rapidamente un nostro stile, un nostro modo di vita. La fase che viviamo e nella quale caliamo quindi il nostro programma e nella quale colleghiamo i contenuti è la fase in cui oltre ai fattori della produzione che abbiamo da sempre conosciuto, ne sta apparendo e si sta affermando un altro fattore della produzione, una nuova materia prima, una nuova fonte di ricchezza che è rappresentata dal mondo del digitale. Il tema impresa 4.0 sta diventando molto di più di uno slogan, ma sta diventando l'input sul quale i sistemi produttivi e i sistemi di offerta si stanno riorganizzando. Ecco, questo l'ho voluto ricordare proprio per dare il senso dell'attualità del nostro programma. Il focus comunque il punto da cui partiamo è costituito dai partecipanti, dai destinatari, di che cosa hanno bisogno, di che cosa hanno bisogno oggi i nostri manager, in che cosa vogliamo aiutarli ed accompagnarli. Vogliamo aiutarli ed accompagnarli nella capacità di avere una visione sistemica ed integrata dei fenomeni sia aziendali ma anche nel sistema più allargato e vogliamo accompagnarli nella capacità di promuovere collaborazione e un'innovazione che aiuti l'azienda a individuare nuove strade per la propria sostenibilità, per la propria crescita e per il proprio progresso. Quindi per noi questo vuol dire soprattutto sì, portare contenuti nuovi, ma far sì che le persone quando ci lasciano a Baveno vadano a casa con delle leve in più per poter continuare questo percorso di apprendimento continuo. Bene,
i prossimi minuti li vediamo sulla struttura del programma. Come abbiamo organizzato questo percorso, quindi un programma che è un percorso che inizia prima del momento in cui entriamo in aula e che prosegue dopo. Innanzitutto parliamo di un percorso strutturato su 3 moduli, ciascuno della durata di 4 giornate, che si svolgono tutti e tre in residenzialità ad Avenno nel nostro campus didattico sul Lago Maggiore, che si svolgono ad intervalli più o meno di un mese e mezzo l'uno dall'altro, quindi diciamo nell'arco di 5-6 mesi noi svolgiamo tutto quanto il percorso. Dicevo un percorso che inizia prima del momento di entrare in aula perché quel che collega i temi, quindi il tema della strategia e della definizione del modello di business, il tema dell'execution e del delivery, della strategia all'interno dell'azienda e il tema della trasformazione, questi sono i 3 temi guida di ciascuno dei 3 moduli, ciascuno di questi 3 temi guida è collegato da questo filo rosso che è la leadership, dalle funzioni della leadership, dalla leadership di se stessi, dalla leadership delle persone, dalla leadership del cambiamento. Questo tema della leadership è il collante di ciascuno dei 3 moduli, ma è anche lo stimolo e l'attraction di tutto quanto il percorso, che inizia prima di entrare in aula con un fast assessment online delle capacità manageriali che noi chiediamo ai partecipanti di svolgere, perché questo fast assessment, uno strumento che rimane soltanto a loro disposizione e che viene condiviso con un coach individuale, diventa la particolare personale matassa di filo sul quale ciascun partecipante costruisce il proprio piano di sviluppo personale e professionale con il coach personale individuale. Quindi 3 moduli ad intervalli più o meno di 3 settimane, 1 mese l'uno dall'altro, ciascuno della durata di 4 giorni, che sono intervallati da incontri di executive coaching, quindi coaching individuale, e che vedono in aula e fuori dall'aula questa connessione continua sul tema del ruolo, del mestiere, del manager, del modello di management su cui costruire, a cui ispirarsi per costruire una propria saldezza professionale e sullo sviluppo della leadership, che è una leadership che passa attraverso una consapevolezza dei propri talenti e delle proprie capacità autentiche e si proietta poi nell'incidere, nell'influenzare la realtà nella quale si opera. Ecco quindi 3 moduli, Business Model Value Creation il primo, iniziamo con la strategia, Economics e Controllo Strategico, quindi tutto il tema Ecofin, e gli indicatori della gestione della strategia per il controllo e anche per poter interpretare i segnali che arrivano attraverso le metriche e i numeri, e il terzo modulo lo sviluppo di strategie verso l'innovazione e il cambiamento. Tra un modulo e l'altro, quindi incontri di executive coaching e attività di self-guided learning supportate dalla Learning Home. L'executive coaching, vorrei spendere 2 parole perché è una specificità del nostro programma, è una risorsa individuale e personalizzata che si aggiunge alla formazione d'aula. Quindi è un grande valore che noi diamo ai partecipanti, sono soltanto 2 sessioni, ma 2 sessioni significative perché consentono di avviare questo percorso di consapevolezza attraverso gli strumenti dell'autoriflessione sul proprio bilancio e progetto professionale attraverso il fast assessment e soprattutto per chi lo desidera, per chi sta vivendo anche passaggi di ruolo delicati o snodi di carriera significativi o particolarmente sfidanti, può collegarsi anche all'opzione coaching degli elective che noi offriamo a condizioni particolari per chi viene nell'Executive Development Program. Noi diciamo che è un learning by doing e un learning by thinking, questo è un po' il nostro slogan per la parte del coaching.
Dunque, chi troviamo in aula come docenti? Oltre ai docenti che vi presenterò brevemente fra un attimo, noi arricchiamo ogni modulo da momenti vissuti con testimoni aziendali e ospiti che aprono delle finestre sull'attualità o che portano dei contributi culturali specifici. Quindi, i testimoni aziendali sono di fatto quel che dice esattamente il termine, sono manager, top manager di aziende particolarmente significative che diventano l'ulteriore contributo insieme, che diamo a tutte le aziende, che insieme alle aziende, ai partecipanti delle varie aziende presenti in aula costruiamo. Quindi sono testimonianze di amministratori delegati, di presidenti, di aziende particolarmente importanti che hanno affrontato percorsi di definizione strategica rilevanti, che hanno affermato delle practice di riferimento o che stanno affrontando percorsi di cambiamento e di turnaround particolarmente significativi. Accanto ai testimoni aziendali è interessante anche l'apporto che ci arriva da relatori esterni, da lecture su temi di attualità, come ad esempio quelle della crisi economico-finanziaria, gli scenari geopolitici o i temi legati alla sostenibilità e all'etica, o piuttosto anche temi legati a delle letture originali di stampo socio-antropologico dei temi legati al conflitto. Ecco, sono dei piccoli, possiamo dire, interventi cameo che aprono delle finestre specifiche e hanno l'obiettivo di arricchire le esperienze e gli stimoli che in executive noi costruiamo nel percorso con i partecipanti e per i partecipanti. Due parole sulla faculty e sul team. Executive ha una faculty nella quale troviamo sia esponenti dell'accademia, sia esponenti del mondo aziendale e della consulenza, tutti quanti riuniti all'insegna di un percorso che li vede solidamente ancorati a metodologia e struttura formativa e didattica. Quindi l'esperienza di vita vissuta è molto importante, allo stesso modo è importante la solidità didattica e la strutturazione dei contenuti in chiave apprenditiva. Quindi qui vedete alcuni di questi sono particolarmente noti ed importanti, come ad esempio Alberto Bubbio, che ha portato in Italia gli studi di Kaplan e della scuola dell'Harvard Business School sul tema appunto del management accounting, o Maura McGill, ma anche Renzo Rizzo, Enrico Cattaneo, Umberto Rubello, Sonia Lepore, la nostra coach, ma Sonia Cipollina, anch'essa impegnata sui temi degli economics e del finance per la parte di business planning. Oltre a ciò c'è anche tutto un team che segue i partecipanti, segue il programma per garantire non soltanto l'esperienza in aula, ma tutto quanto il processo, la comunicazione, la visibilità e anche facilitare il networking tra i partecipanti. Quindi c'è tutto il team della Social Media Communication di Istud che segue il percorso. Dal punto di vista formativo e didattico, il nostro programma intende essere un programma di tipo attivo ed interattivo, un po' gli antipodi dell'accademia classica. Quindi in aula adottiamo il concetto delle lezioni interattive capovolte, le discussioni guidate, analisi di casi, molto importante la costruzione della learning community che dà poi vita dei buddy group che non hanno soltanto il compito di alimentare l'esperimentazione e le esercitazioni che facciamo in aula, ma hanno il ruolo in termini anche meta-apprenditivi, di introdurre il concetto che non si apprende soltanto dal docente, non si apprende soltanto rileggendo la propria esperienza, ma si è aiutati in questo dai feedback che i pari ci danno e l'esperienza degli altri è una risorsa che ben usata, ben capita, ben approcciata ci accompagna oltre l'aula ed è sempre a disposizione insieme al libro della nostra vita come amiamo dire in classe. Il learning by teaching, perché chiamiamo anche i partecipanti a fare loro stessi delle piccole relazioni e dei piccoli momenti di lecture.
Allora, qual è il vantaggio e il beneficio di Executive? Un po' l'abbiamo ricordato. Vogliamo aiutare i nostri manager a sviluppare la capacità di risolvere problemi che coinvolgono diverse competenze e funzioni aziendali, quindi a mettere a frutto positivo le risorse delle diversità, dei punti di vista delle persone che sono in azienda, nel loro team e nei pari. Vogliamo aiutarli a progettare la crescita a partire dai punti di forza e da una riflessione sui propri talenti, per sviluppare una performance più efficace e anche una maggiore saldezza sulle proprie qualità autentiche. Naturalmente vogliamo dare alle aziende che mandano i manager executive un valore aggiunto, quello di ritrovare poi i loro manager con una visione più ampia, più integrata delle complessità che si vivono ed una capacità di pensiero sistemico e di esecuzione più illuminata da pensiero prospettico e della capacità di leggere in termini più efficaci la realtà che si vive e la presa delle decisioni in contesti in cui appunto dobbiamo confrontarci non con le ricette ma con le metodologie che ci aiutano ad affrontare un mondo in evoluzione rapidissima come mai prima nella storia umana. Tutto questo lo facciamo a Baveno, mentre gli incontri di Executive Coaching li facciamo a Milano, Baveno nel centro didattico sul lago e Milano nella nostra sede in Glen Tower, vicino alla stazione centrale. Uno sguardo alle date, eccole qui, stiamo parlando dell'edizione 80, che è l'edizione invernale, quindi 2016-2017, iniziamo a novembre e finiamo a marzo. Che altro aggiungere? Ma null'altro, se non un grande grazie per l'attenzione, sono qui per rispondere alle vostre domande. E non mancate, non esitate a chiederci, a scriverci, sia per ulteriori informazioni e se lo desiderate anche per avere degli approfondimenti che possiamo prendere anche con un appuntamento telefonico individuale. Sul sito di Istud, www.istud.it, potete anche scaricare la brochure che riepiloga un po' anche più in dettaglio, i contenuti di ciascun modulo. Io vi ringrazio molto e sono a disposizione per rispondere alle vostre domande. Buon pomeriggio Rita, sono Stefano dalla regia. Abbiamo alcune domande, ti leggo la prima. Marco chiede: qual è la provenienza dei partecipanti in termini di settore, ruolo, età e genere? Sì, allora. Come settore ruolo, un po' lo ricordavo prima, quindi abbiamo sia funzioni apicali, soprattutto nelle medie imprese, questo ovviamente per ragioni comprensibili si pone più sovente, sia anche abbiamo responsabili di funzioni, responsabili di business unit e responsabili anche di progetti complessi. Quindi i settori sono i più diversificati e l'età. Per quello che riguarda la fascia di età, negli ultimi tempi quest'età si sta via via abbassando un po' anche in ragione del normale turnover che c'è nelle aziende, quindi diciamo tra i 35 e i 50 anni, 35-55, prendiamo un po' tutta la fascia, sia dei manager di nuova nomina o di aziende nuove. Quindi che nascono già con degli staff più giovani, sia anche di aziende più consolidate. Donne e uomini, questo è un punto dolente, ci stiamo sforzando in tutti i modi di aumentare la diversità e l'equilibrio di genere. Comunque in ognuna delle nostre classi i gruppi sono da un 12, 15 fino a massimo 18 partecipanti, abbiamo pur sempre una rappresentanza anche di manager donne. C'è un'altra domanda. Donata chiede se la residenzialità sia necessaria per poter partecipare al programma. Sì, noi abbiamo fatto la scelta della residenzialità proprio perché privilegiamo in questo modo il contesto nel quale i partecipanti hanno la possibilità di conoscersi di più, c'è la possibilità di prolungare l'orario nel pomeriggio senza dover per forza tagliare sui tempi, quindi
chiudiamo grosso modo intorno alle 19 e non solo, nelle serate in cui è previsto, nei pomeriggi in cui è previsto un ospite esterno, c'è la possibilità di proseguire lo scambio anche nell'ora di cena. Quindi la residenzialità per noi è una scelta formativa specifica, ecco perché ci teniamo e il nostro campus sul Lago Maggiore crediamo che sia anche un valore aggiunto. Un'altra domanda ancora. Alessio chiede se all'azienda vengono forniti feedback sulle competenze acquisite durante il programma. Questa è una domanda che di solito le aziende fanno. Allora, naturalmente stiamo parlando di formazione, quindi non di valutazione. Spingiamo il partecipante a restituire egli o ella stesso un feedback all'azienda. Siamo a disposizione con l'azienda per definire a monte alcuni punti che all'azienda stanno particolarmente a cuore, ma diciamo in generale anche per garantire la deontologia della formazione e anche per nostra scelta, durante la formazione noi facciamo formazione e non assessment. Quindi sì, restituiamo un feedback, ma non di tipo valutativo sulla persona. Abbiamo un'ultima domanda da Francesca. Chiede se sia possibile effettuare solo un modulo per volta, il modulo a cui si è interessati. Allora, parliamo di un percorso, quindi un percorso che inizia prima di venire in aula e prosegue dopo con il piano personale, professionale di sviluppo che ciascun partecipante avrà elaborato insieme al suo coach. Quindi per questa ragione non è possibile frequentare soltanto un modulo, è come entrare in uno, nel secondo, al terzo oppure al primo tempo di un'unica opera. Quindi, però nel catalogo di Istud ci sono proposte specifiche seminariali per chi avesse piuttosto l'interesse su un argomento invece che su un percorso completo e per di più integrato tra contenuti tecnico-specifici e quindi competenze specialistiche e leadership. Non ci sono altre domande, Rita? Va bene, allora io ringrazio tutti i partecipanti per questa bella occasione che mi avete dato di poter presentare il programma, quindi grazie e vi aspettiamo sul Lago Maggiore, nel nostro centro didattico di Baveno. Grazie e arrivederci.